Ci troviamo alla libreria Punto 52 a Termini Imerese insieme a Fabio Giallombardo, autore del romanzo La bicicletta volante. Fabio, vediamo di raccontare ai nostri telespettatori il perché, questa ispirazione che ti ha mosso a scrivere questo romanzo. Il romanzo è ambientato nei primi anni 90 a Palermo ed è un romanzo che io ho scritto nel momento in cui 7-8 anni fa sono emigrato al centro Italia, nelle Marche. Ed è un romanzo che sostanzialmente traspone la mia esperienza biografica, trasfigurata attraverso la letteratura. È la storia di il figlio di un medico, medico anche lui, che incontra nella miseria di un quartiere degradato di Palermo, in realtà la sua salvezza, quella che pensa essere, insomma, una storia senza vie di fuga, diventa invece la sua salvezza. È un ragazzo dell'alta borghesia che viene salvato dal popolo. E Fabio, quello che ha colpito un po' il pubblico che oggi è accorso numeroso, incuriosito, ecco, dalla autenticità, ecco, che traspira da queste pagine, è il fatto che siano raccontate, seppure trasfigurate, delle storie vere. Sì, le storie vere naturalmente sono state, come è giusto fare in letteratura, modificate. Sono delle storie in cui io ho utilizzato sia il filtro straniante tipico della letteratura, ma anche ho cambiato i nomi, ho cambiato i cognomi, ho cambiato le date. Di davvero autentico nel romanzo c'è la storia di una famiglia che vive nel degrado, come molte che io ho conosciuto circa 20 anni fa. E ci sono due città, due Palermo che si toccano, che si incontrano. Nell'esperienza vitalistica del volontariato fatto come gesto esistenziale, non come gesto pietistico. Quindi le storie che sono raccontate nel romanzo sono autentiche, sono storie di cui ho fatto esperienza autoptica e diretta, ma naturalmente sono modificate e sono trasfigurate sul piano letterario. Vorrei chiedere a Fabio, proprio in virtù di quello che è il messaggio fondamentale di questo libro, ecco, guardare avanti, c'è una speranza per una Palermo che vuole risorgere dal basso, oggi così come 20 anni fa. Sì, la speranza secondo me c'è e la speranza consiste soprattutto nel prendere coscienza di quell'epoca, intorno all'inizio degli anni 90, in cui in effetti la città si è ribellata, ha avuto un grande moto di ribellione popolare, ha avuto un grande momento di straordinaria vitalità antimafia. Proprio nel periodo in cui tutto il mondo ci guardava, nel periodo in cui le telecamere di tutto il mondo erano puntate su Palermo, sulla nostra città, quell'entusiasmo, quello spirito di rivoluzione, quel desiderio di cambiare le cose, smascherando anche i meccanismi del potere, e fare memoria di tutto ciò è il messaggio che il libro vorrebbe far passare, la coscientizzazione delle nuove generazioni, è il motivo per cui abbiamo coinvolto anche le scuole. Ecco, e a dialogare con Fabio Giallombardo è stata anche la professoressa Francesca Caronna, studiosa di storia della Sicilia, che ci racconta un po' le emozioni che il libro ha suscitato e quello che secondo lei è proprio l'impatto che educativamente, ecco, questo testo può avere nelle giovani generazioni. Allora, una grande emozione per i luoghi, per le persone, per le storie vere, come dire, dall'inizio alla fine, e soprattutto per questo, come dire, per questo ideale di primavera che deve ricominciare. Cioè, secondo me, in questo momento ci vuole una seconda stagione della primavera e devono essere i nostri ragazzi, perché, come dire, noi adulti, come dire, possiamo fare da traino, dovremmo essere, come dire, i veicoli della vecchia esperienza, della prima esperienza degli anni 90, ma ora ci vuole un'altra primavera perché mi sembra che, come dire, a telecamere spente dopo tanti anni, eccetera, ci sia una sorta di torpore. Questo torpore non va bene perché non è crescita e soprattutto può, dare adito ad altre forme di abuso, ad altre mafie e ad altri soprusi nella società.
Quindi vi lasciamo con una delle frasi più significative del libro di Fabio. Tutti noi scriviamo solo per narcotizzare e rendere così sopportabile la coscienza della nostra infelicità. L'urgenza di scrivere per non dimenticare. Se volete saperne di più, quindi accorrete in libreria La bicicletta volante di Fabio Giallombardo, casa editrice Auto da Fè. Sono la più grande dei miei fratelli. Sono l'unica che è stata a scuola. E la maestra mi diceva che ero brava e mi dava i libri da leggere. Ecco perché sono l'unica che può ribellarsi. Perché almeno mi posso sfogare da oggi in poi su questo quaderno. Posso scriverci tutto quello che penso. Non me lo possono vietare. Non possono vietarmi di pensare. Ma lo giuro e lo scrivo su questo diario. La prima volta che Rosa Nanna si arrischia ad alzare le mani sui picciolini, oppure se ricomincia a portare quei vecchi bavosi e li manda in camera con quelle armuzie innocenti, io l'ammazzo. Quei bicciditti non ne devono vedere più così altro di una ragazza come Rosalia. Qui finiscono, Salvatore, le pagine del diario che ho copiato per te. Ho portato sempre con me questo quaderno nei vari appartamenti dove sono vissuto, trasloco dopo trasloco. Non so perché. Ma dopo quel giorno, lei non scrisse più nulla su questo diario.